piano si apre l'orizzonte, aprendosi l'orizzonte la drammaturgia di Ferrante accelera gli scambi fra di loro e con il mondo fuori, diventano più importanti, l'orizzonte si allarga appunto, dunque c'è il desiderio anche di scoprire qualcos'altro. Di conseguenza il cinema, l'aspetto filmico che ha raccontato questa seconda stagione, evolve con la storia anche italiana, con la condizione sociale. Sì, su questo set siamo cresciute molto, siamo maturate anche grazie a tutti i consigli e insegnamenti dati dalle persone presenti sul set, dagli operatori, dai nostri registi che ci hanno cresciuto. E noi comunque abbiamo pensato alla nostra personalità, io sono sempre Gaia, mi ritrovo certo in alcuni aspetti di vita come la forza e la determinazione, però sono sempre io. Sì, anch'io mi reputo cresciuta molto, sicuramente ho acquisito una consapevolezza che prima non avevo. Sono cambiata, credo di essere diventata più istintiva, più onesta con me stessa, cerco di esternare i miei sentimenti di più e questo grazie a Saverio che mi ha aiutato. Mi ha aiutato anche facendo un percorso, un corso di mimo, di clown che mi ha messo alla prova e grazie ad Alice mi ha fatto sentire più libera e credo di essere maturata come è maturata Elena durante tutta la serie. Io credo che non sia giusto giudicare il proprio personaggio. A parte il fatto che sì, sono maturata e cambiato il rapporto che hanno le persone nei miei confronti, di ammirazione, di invidia talvolta. Ho ricevuto tante proposte, belle, ma siamo sotto esclusiva, non possiamo accettare niente. Dal punto di vista personale è cambiata la mia vita, però diciamo nelle relazioni con gli altri no, sono sempre la stessa e per me e per loro. E no, siamo sotto esclusiva, quindi niente.